Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: nuovo dramma a Wed, un'amatissima protagonista del Salotto dei Sentimenti di Maria De Filippi finisce in ospedale. Spavento incredibile per un volto noto della trasmissione. Wed. La preoccupazione invade lo studio di Wed, proprio lei finisce in ospedale. Un vero dramma per una delle protagoniste più amate del dating show di Canale 5. Wed, preoccupazione per un volto noto della trasmissione. Sono ormai giorni che Uomini e Donne è al centro di gossip e pettegolezzi per via dei suoi protagonisti, alcuni dei quali hanno allietato i telespettatori con buone novelle. Solo qualche ora fa, l'ex corteggiatrice del dating show di Canale 5, Nicole Mazzocato, ha condiviso con i follower la sua gioia più grande, la scoperta del sesso del suo futuro nascituro. Nicole Mazzocato. La giovane modella influencer è in attesa del primo maschietto dal fidanzato Armando Anastasio. Non arrivano però solo belle notizie. Purtroppo, i fan della trasmissione hanno appreso anche di un terribile inconveniente capitato ad un volto noto della trasmissione. Proprio lei, pupilla di Maria De Filippi, è finita in ospedale. Il dramma raccontato su social fa venire la pelle d'oca. Ecco chi è la protagonista di questo terribile episodio e che cosa ha voluto condividere con i suoi seguitori. Chi è la famosissima finita in ospedale? Non arrivano buone notizie per un'amatissima protagonista del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Proprio lei è finita d'urgenza in ospedale. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini. Sonia Lorenzini. La modella influencer, ex tronista del Salotto dei Sentimenti di Maria De Filippi, ha voluto condividere il suo dramma con i follower. Attraverso il suo profilo Instagram, ha raccontato in alcune stories la terribile nottata trascorsa in ospedale. La giovane ha poi pubblicato un post con una sorta di lettera, quasi una missiva catartica, cercando di spiegare a chi la stava leggendo le sensazioni di ansia, terrore e panico che hanno pervaso la sua vita. La Lorenzini ha dichiarato: ho passato la notte più brutta della mia vita, tanto che sono dovuta andare a L pronto soccorso perché ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato sto per avere un infarto. La giovane donna ha spaventato i suoi tantissimi fan dichiarando di aver pensato che il suo cuore stesse per cedere e che la sua vita stesse finendo proprio nel momento in cui tutto stava finalmente andando come aveva sempre desiderato. Sonia oggi, dopo una serie di relazioni fallimentari, ha ritrovato finalmente il sorriso. Il lavoro procede a gonfie vele e gli impegni lavorativi la tengono costantemente sotto pressione. Proprio per tale ragione, l'ansia ha preso il sopravvento e le ha procurato un terribile attacco di panico. Sonia è finita infatti in ospedale non per un infarto ma per una crisi d'ansia. Per la prima volta si è trovata ad affrontare una situazione del genere e lo spavento è stato davvero grande. Nel lungo post di sfogo, l'ex tronista di Uomini e Donne ha voluto pubblicare come immagine una meravigliosa spiaggia bianca, con un mare cristallino e lei, come una sirena, si mostra di spalle. Il panorama è mozzafiato. Questa immagine bellissima la rasserena e quindi con il pensiero, lei vuole volare ai momenti felici vissuti in questo paradiso terrestre dimenticandosi dell'ansia. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.